Oggi fa un po' più caldo del solito, quindi il gelato ci sta proprio bene. Luca, a che cosa stai pensando? Oh, c'è Agata. Oh, ma è con Luca. Uff, ancora non capisco perché non vuole dirgli che è anche mia amica. Potrei mettermi ad ascoltare quello che si dicono? Sì, perché Luca, boh, ha una faccia strana, voglio sentire anch'io. Però dove mi nascondo? Oh, beh, dietro questa bambina. Sì, dai. Ciao, voglio solo mettermi un attimo dietro di te per sentire cosa si dicono. Tu fa finta di niente e stai ferma. Certo, ma mi dovrai pagare. Stavo pensando che forse ho sbagliato a non credere tanto a Bridget, insomma, Betta aveva ragione. Forse, insomma, non ci siamo più parlati. Pensi che dovremmo chiarire? Oh beh, secondo me no, perché insomma Beth non si è più fatta sentire, vuol dire che non ci tiene a te, se no sarebbe già venuta a parlarti. Beh, che c'entra, non si sarà usata. Beh, io potrei andare a parlarle, insomma, mi manca stare con lei. Ho sbagliato a fare così. Ma lei ha creduto più a Bridget che a me, e insomma, no. Beh, normale, sua sorella, te ti conosceva da poco. In fondo la capisco, ha avuto una reazione eccessiva. Mi sa che proprio le parlerò. Va bene, fa come vuoi, ma poi se ne esci col cuore spezzato, non dire che non ti avevo avvertito. E così Luca andrà a parlare a Beth. Sì, dai, era la cosa giusta da fare. Gwen, ti sta proprio bene questa nuova acconciatura? È proprio fantastica. Grazie, avevo voglia di cambiare. Ehi, Beth, che cos'hai? Beh, io stavo pensando a Luca, sinceramente. E perché pensavi a lui? Beh, sì, so che lui ha creduto più ad Agatha e meno a te. Però comunque, insomma, mi manca. Sento che non ci siamo chiariti bene. Secondo me dovremmo riprovarci. Poi non so se ci siamo lasciati o cosa, io gli vorrei parlare. Secondo me non è una cattiva idea, insomma, chiarite, eravate una così bella coppia, non dovete rovinarvi, la relazione solo per colpa di Agatha. Già, era quello che vuole lei, invece tu fagli vedere che sei migliore e parlatevi da persone mature. Non lo so. Lui non mi ha creduta ed è stato sempre con Agatha, non è mai venuto a parlarti. Ma sono sicura che è stata Agatha a dirgli qualcosa, insomma, gli ha montato la testa. E che non mi ha parlato? Beh, anch'io non sono andata subito, ho avuto bisogno di un po' di tempo, ma ora sono pronta. Gli chiedo di incontrarci e ci parliamo. Vabbè, sì, in fondo Agatha te lo vuole rubare e così la fermeresti. Va bene, allora scrivigli pure. Spero che accetti e che non sia più arrabbiato con me, insomma. Uff. Ma sì, secondo me accetterà. Secondo me gli manchi. Stavate così bene insieme. Ehi, andiamo qui a vedere nel negozio di skate se c'è qualcosa. Così ti svaghi la mente, eh? Dai. Non ci posso credere, mi ha scritto Beth. Wow, vuole incontrarmi e chiarire. Wow, allora anche lei vuole chiarire. Ti rispondo subito che accetto. Ma dai, proprio ora, stiamo insieme, insomma, non lo so, non puoi un altro momento? Ci vediamo domani a scuola, ti posso dire com'è andata? Certo, non mi dispiace affatto. Allora io vado, vi lascio la privacy. Ci vediamo domani, dimmi poi com'è andata. Grazie, a domani. Non ci posso credere, il mio piano sta andando a rotoli e anche quello di Tommaso. Uffa, non ci posso credere. Era quasi mio e poi no, salta in mezzo Beth e rovina tutto. Non è per niente giusto. Uffa, mi sono impegnata così tanto. Oh, lì c'è Tommaso per fortuna. Vado a chiedergli aiuto. Spero che sappia aiutarmi.
Tommaso, mi devi aiutare. Luca e Beth si incontreranno e hanno intenzione di chiarire. Dobbiamo fare qualcosa o il nostro piano andrà a rotoli. Già, a proposito del nostro piano, Agatha, voglio essere sincero con te. Ok, dimmi. Insomma, abbiamo allontanato Beth e Luca perché tu volevi Luca e tu mi volevi affibbiare Beth, anche se, insomma, mi sembrava una ragazza carina, però conoscendola, insomma, mi sono accorto che non è il mio tipo e che bel rapporto che aveva con Luca e ho capito che abbiamo sbagliato ad allontanarli. Tommaso, ma che stai dicendo allora? Io, insomma, mi stavi aiutando, ma come ti permetti? Adesso non c'entrerai tu nel loro incontro? No, io non c'entro niente. E poi, insomma, mi sono reso conto che, oltre, cioè, insomma, mi trovo bene con te, insomma, sei te che, insomma, mi piaci. Non Beth, mi dava fastidio che stavi sempre con Luca e non gli dicevi che eravamo amici. Ma lo accettavo, se no, insomma, ci saremmo allontanati. Eh? Già, è da un po' che non mi interessa più sto piano, però ho continuato a farlo, se no noi non ci saremmo più visti. Tu prevedi sempre tutto? Insomma, questo non l'avevi capito? Oh cielo, questo no, non... No. Scusami, ho bisogno di un attimo per elaborare questa cosa. Devo andare, ciao. Agatha, aspetta. Oh no, spero che questa cosa che gli ho detto non la faccia allontanare da me, ma doveva saperlo. Ciao Beth, sono felice che hai voluto chiarire. Anch'io volevo scriverti, ma poi, boh, non so, non avevo il coraggio e Agatha mi aveva consigliato di no, ma stavo per scriverti. Oh beh, se ascolti Agatha. Comunque, volevo parlarti, insomma, mi manchi Luca, mi dispiace per come sia andata. Anche a me dispiace e mi dispiace di aver creduto meno a Bridget. Non lo so, Agatha forse mi ha influenzato, boh, mi dispiace, insomma, comunque tra Agatha e Bridget se la risolveranno loro, non è che ci deve andare di mezzo la nostra relazione. Sì, ci ho pensato anch'io, ci siamo preoccupati troppo per loro, insomma, sì, sono nostre sorelle e vabbè, Agatha è tua amica, però comunque se la cavano da sole, sono grandi. Quindi può tornare tutto come prima? Sì, Luca, come prima. Sì, sono felicissimo, mi sei mancata tantissimo, Beth. Anche tu, adesso passiamo il resto del pomeriggio insieme. Su, andiamo a fare qualcosa. Potremmo andare a prenderci un hot dog perché il gelato l'ho già preso prima. Certo, va bene. Tanto al Mac non ho mangiato tantissimo perché pensavo di venire a parlarti e ero un po' agitata. Ma ora ho fame, quindi possiamo andare a mangiare. Tellina, l'episodio finisce qui. Se siete felici per Beth e Luca, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video.